Alessio, Marco, eccolo che ci qua. Fai? Ce l'abbiamo. Allora, dato che è una sorpresa, il luogo non ve lo sveliamo, anche se forse è inutile, giusto per giocare, diciamo, un po'. Diciamo che ci è familiare. Ale, non facciamo mistero. Che ci è familiare. Dai, facciamo un po' di mistero. E ci muoviamo pian pianino verso questa vettura con qualcuno, wow, ovviamente, che la guida, perché ancora all'automatismo completo non ci siamo arrivati. Invito quindi il guidatore a scendere, così facciamo anche una prova, è funzionante ovviamente, non è un modellino, per quanto possa sembrare, può sembrare un modellino perché la carrozzeria è stata completamente rifatta. Siamo con Alessandro che ha messo mano su questa macchina che ha oltre 20 anni, messo mano, vabbè, i colori, sottolineiamolo, perché? Perché per un progetto di inclusione, per un progetto in Castelvolturno, il mio sogno è quello di vendere questa macchina per far sì che il ricavato sia devoluto a un centro, costruiremo un centro musicale, un centro di aggregazione a Castelvolturno, là dove si allena il Napoli, quindi ci è sembrato anche un collegamento molto diretto. Noi lavoriamo con tantissime associazioni in quel posto e quindi veramente vogliamo rivalutare il luogo di Castelvolturno. E infatti possiamo vedere anche il cartello, ringraziando Maurizio Russo, il cartello che qui sul finestrino riporta un po' le informazioni che ci ha appena spiegato, sottolineato Alessandro, e poi ci sono una serie di chicche, elenca quelle che ci sono all'interno dell'auto. Ma c'è una bandiera bellissima sotto, sul tetto, per viaggiare sempre in compagnia dei colori del Napoli. Ci sono tantissime personalizzazioni, come ad esempio la tappezzeria, molto ricercata, con la mimetica della maglietta del Napoli che è andata vendutissima. Che è un po' quella che hai anche addosso. Esatto. E tante altre cose arriveranno dopo, perché veramente abbiamo fatto le corse per riuscire a personalizzare Napolino, si chiama così, potete visitare il sito napolino.it, abbiamo costruito un sito dove ci sono tutte le informazioni, è un'auto storica. Vediamola anche un po' più da vicino, perché poi è un'auto storica, lo stavi dicendo, poi ci sono anche ovviamente le cose che servono, sono fondamentali e necessarie per questi giorni. Infatti lì sul cruscotto, magari se ce la recuperi, la facciamo anche vedere, c'è un mezzo che verrà assolutamente utilizzato nelle prossime ore, comunque molto prossimamente, eccola lì, è attrezzata al 101%, c'è di tutto, dalle figurine alla trombetta, gli occhiali da sole possono tornare utili. Super accessoriata! No, super accessoriata, e noi dobbiamo raggiungere lo studio. Dicevate da studio, appunto, questo è il mezzo che ci trasporterà, quindi saliamoci, andiamo in studio, perché poi c'è una seconda parte di questa che riguarda quest'auto. Benissimo, a dopo allora a tutti. Saliamo e veniamo. Vi aspettiamo, intanto ce la godiamo anche questa automobile. Riesci a capire che modello è, Antonio? È una Fiat Punto. Ah. Tra l'altro da touch sto mandando il video, non so se si vede. Eccola qui, Alessandro la mostrava, eccola qui, una Punto tutta scassata ovviamente, che poi ha fatto riverniciare, ricostruire, e adesso abbiamo Napolino, eccola qui, era completamente distrutta, questo è il prima, e poi adesso abbiamo il dopo ovviamente. Grazie. Ale Regge? Io ti chiamo così perché dovesse... Ale Regge microfonato, prima ci hai mostrato quell'automobile, no? Come ti è venuto in me? Abbiamo visto il pre, perché ce l'ha mostrato Antonio in un video, e poi come è diventata adesso. Hai detto il tuo sogno è? Il mio sogno è aiutare i deboli e gli indifesi, perché la musica reggae ha questo messaggio, io sono rasta, quindi un sogno, ho avuto un sogno, trasformare la mia macchina, che era la macchina... È una macchina storica, l'ho aggiustata, poi una notte non riuscivo a dormire, mi è venuta questa idea, perché non colorarla con i colori del Napoli e cercare di venderla per fare della beneficenza dove? A Castelvolturno, dove si allena il Napoli, attenzione. Qui il territorio è molto importante, ci sono alcune persone che ho portato qui in studio per testimoniare, perché faccio parte di un'associazione che lavora da oltre 20 anni sul territorio, al centro Miriam Makeba, che poi è stato chiuso, e quindi voglio continuare questa mia missione, e la mia auto ci metto tutto il mio impegno per cercare di costruire un centro di aggregazione culturale, musicale, con uno studio di registrazione, perché sappiamo che la musica può dare l'opportunità a chi non l'ha proprio per niente. Un progetto ambizioso, posso solo augurarti in bocca al lupo ovviamente per questo progetto. Dove sono gli amici del centro Miriam Makeba?
Gli amici del centro Miriam Makeba sono lì. Io volevo ringraziarti personalmente. Perché... Tifosi del Napoli, ragazzi? Ovviamente. Eh? Ovviamente. Bravi. Volevo ringraziarti personalmente perché tra i tanti comunicati che ho mandato sei stata l'unica che ha raccolto il mio appello e sono orgoglioso anche di Canale 21, che è una trasmissione, una emittente napoletana che ci dà l'opportunità di fare, di dare visibilità a questo progetto. E poi, come avete visto, ci sono delle strisce. Magari spero che qualche giocatore del Napoli le possa firmare per dare ancora più valore alla macchina, per venderla meglio e per costruire. Ho costruito anche un sito web napolino.it dove potete vedere tutti gli stadi di avanzamento di questa auto storica, dal meccanico alla carrozzeria, alla verniciatura, fino a qualche giorno fa quando finalmente sono riuscito a prendere Napolino. E allora l'appello è per Bruno Giordano, Nando De Napoli, Emanuele Calaiò. Dopo autografiamo. L'hai vista la macchina? È folle. È lui. Bravo. Allora. Per il sociale si no, fa questo in senso, perfetto, cioè uno veramente è una cosa bella. Ti ringrazio. Che macchina è, scusami? È una tipo storica, iscritta all'ASI. Però l'hai fatta veramente... Siccome sai che c'è stato un'inchiesta alle Iene, sull'assicurazione, tutto a posto? Assicurazione, iscrizione, bollo, tutto a posto. No, per rassicurare, assolutamente, insomma. Assolutamente, perché, ci mancherebbe altro. Insomma... È tutto regolare, grazie. Grazie a voi, Forza Napoli naturalmente. Grazie per la tua iniziativa. La promessa ai nostri azzurri l'abbiamo strappata. Il pennarello c'è? C'è il pennarello. Complimenti a Canale 21 per questo studio meraviglioso, perché veramente è uno studio fantastico. Grazie. Grazie ancora. E adesso la musica. Bravo. Color Sound.